Napoli è stata la città più bombardata d'Italia, 104 bombardamenti, 20.000 morti. Il tempo purtroppo fa dimenticare le cose, noi invece lavoriamo per ricordare, per trasmettere quella che è stata la vera storia del nostro paese. Ad esempio, quando io vado nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle quinte elementari alle università, io ai giovani racconto come si viveva durante il fascismo, allora io mi accorgo dai loro sguardi che quasi non credono a certe cose. Noi in questi anni abbiamo molto valorizzato le quattro giornate, ricordiamolo sempre, Napoli prima città d'Europa che si è liberata con una rivolta di popolo dall'oppressione nazifascista, 28 settembre, 1 ottobre 43, molto prima della venuta degli americani. Come abbiamo scritto nel manifesto, la libertà non è un sogno ma è una conquista che non ci sarà per sempre se non viene alimentata dalla voglia di attuare la Costituzione, di lottare per i diritti, per la giustizia sociale e per l'uguaglianza tra i popoli e la fratellanza. Quindi i valori costituzionali questa città ce l'ha nel DNA. Visto che oggi parlavamo d'Europa, al Palazzo Reale forse l'origine dell'Europa con i valori più giusti è partita proprio da Napoli, con quella rivolta di donne, giovani, bambini, ed è bellissimo oggi ricordarlo qua con i nostri partigiani ancora in vita che testimoniano un impegno, persone che a 16 anni scelsero da che parte stare, dalla parte della libertà.